Wahey Kuj, beh, ritornati al vostro Andra Link 91 su Yo-Kai Watch Blasters. Ed oggi, come dissi nello scorso episodio, andiamo a sfidare tre yokai infernali più uno che è questo qui, ovvero Mangia Vita Ghiottoneria. Missione di prova da Maestro Mew, sconfiggi il suo allievo alla svelta. Sì, perché Maestro Mew ha due allievi, uno è Mastic e uno è Mangiavita. Mangiavita è la forma più forte di Mastic, se così vogliamo dire. Certo, Mastic ha dei boost in altre statistiche, Mangiavita in altre, però generalmente è più forte lo yokai che sta, diciamo, shiny, per così dire. E però va bene, possiamo iniziare subito con Mangiavita e dopo andiamo a fare gli altri tre yokai spettrali. Vabbè, dai. Pronti ad accettare questa missione? Ho levellato poco perché ho dato un casino di punti a Sailor Nyan, che voglio farla diventare la curatrice della squadra. Quindi sta al 27 ora, insomma è un livello abbastanza altino per imparare il gioco. Ce la facciamo comunque sia bene a gestircela con gli altri. Appena... Ui. Wow. Appena entra in squadra Overnian, levo Furio. Ok, Mangiavita. Ok, ok, va bene. Mangiavita nel passato. Vabbè. Penso che ci possa stare. Va! Va! Ah, ma ci sono anche gli yokai più grossi qui, attenzione. Guarda, questo qua lo facciamo venire noi qui da noi. Ah no, non ci vuole venire. Allora vengo io, vengo. Cosa? Ma Koros, davvero? Ma non se lo mangiava Mangiavita Koros al limite? Eccolo qua, e beh però pure voi ragazzi venite a combattere in posti. Eccolo, oh, già va meglio qui, va. Guarda qui come ci vediamo meglio, insomma. Sì. Ti pensavi che mi facevo prendere, no? Certo, potrei essere un livello più alto, se non avessi dato niente a Sailor Nyan e non avessi neanche rifatto la base, però ci voleva, dai, rifarla, ci voleva. Se no era troppo brutta in quella maniera. Voglio dire, aveva il suo fascino, però... No, no, l'Energy Max stavolta me lo tengo. Me lo tengo e lo uso quando stiamo nella battaglia. E dove va? Cos'è successo qui, oh? Dov'è? Mannaggia a te. Ah, lui non si ferma neanche come gli orchi, ok. No, non lo attacco, evito di perdere tempo. Si perde solo tempo attaccandolo. Ma forse no. Se ti lasciasse delle sfere grandi, 11, sai, lo attacco di continuo. Ah, ok, è arrivato. Continueremo in cortile a scuola. Perché a scuola ci aspetta? Ora inizia la vera battaglia, va bene. Io sto pronto con l'energy. 300 tonnellate. Tonnellate? Ma che è Dragon Ball? Guardalo. Va bene. Posso mangiarti? Però i danni li facciamo. Buono, buono. Wow! Attenzione, blocco usuale che è meglio, è più comodo. Ah, ok, faceva fatto cascare i passi. Oh, bene, bene, ragazzi, grandi. Oh! Pensavi, ritenevi giusto che io stessi lì. Ah, ok, morotola. Beyblade. Wow, non mi venire addosso. Ma dai, guarda, mi insegue. Maledetto. No, non puoi mangiarmi, no. Compare Polizocchio, perché ogni in arrivo. Ma voi siete scemi voi? Maledetti, pure neri. Vai. Andati bene. Ah, accidenti ragazzi. No, ok. Oh, andiamo. Dai, l'Energy Max è quasi carico. Eccolo, vai. Dai ragazzi, sta andando giù velocemente, piuttosto velocemente sta andando. È andata, è fatta.
Ottimo, cioè si è fatto male da solo alla fine. Che ho preso dente di mangiavita, vedi? Se mangi troppi dolci ti si cariano i denti e poi ti cascano. Non ci credo, non avrei mai pensato di non riuscire a divorarvi. Oh oh oh, sembra che siete migliorati se siete riusciti a battere mangiavita. Grazie maestro mio. Combattiamo di nuovo una di queste volte. Però è forte, Ottimo lavoro truppa, ora tornate indietro, grazie. Però vedete, quando combattete mangiavita e mastic possono comparire gli oni. E credo che quando fai le battaglie più... La battaglia a grande mostro, più è forte il livello dell'avversario, più potrebbero arrivare orchi come Nerorco, Bluetooth. Insomma, quelli più forti. Perché ovviamente se tu sei più forte e l'avversario è più forte, ovviamente anche l'orco che deve arrivare è più forte quando affronti mangiavita, no? Ora andiamo a fare altre missioni. Ovviamente contro questi qui. Iniziamo da Occhimandra. Iniziamo con questo yokai dell'inferno infinito. Spero che stia fermo in un punto e non che vada girando, perché sennò... No, Occhimandra dovrebbe essere tipo tre salamandra che sta fermo lì. Però prima dobbiamo sconfiggere degli avversari. Mandrocchio. Oh, è forte pure questo. Che cos'è? A parte non credo faccia danni. Prima o poi si infurierà e uscirà allo scoperto. Lo so, Overnian, però prima dobbiamo stanare, dobbiamo sconfiggere tutti quanti i suoi amichetti qui. È inutile che ti inalberi, zio. Fallì l'occhio con il punto esclamativo. Non serve a niente, tanto Occhimandra non compare fino a che non facciamo un po' di danni ai suoi amichetti. Abbiamo anche Overnian, ma non mi sembra che stia aiutando, Ovviamente stavano qua giù altri due yokai, eccoli qua. Oh, finalmente qualcuno alle industrie tremontine. Miseria, non ci andava mai nessuno. Ah, sono spento. Per quanto tempo dobbiamo continuare, mia? Attenzione! Ragazzi, ascoltatemi. Captiamo grandi segnali dalla scuola. Quelle Occhimandra, non ci sono dubbi. Pedalare, truppa! Sto pedalando. Ecco qua. Un'aura sgradevole viene dall'interno. E allora entriamo. Non c'è dubbio, Occhimandra è qui. Bene, allora, vediamo un po' come compare questo Occhimandra. È acquatico. Dov'è dove compare l'occhio? Eccolo qua, no, qua, eccolo. Aspetta, quando riapre sarò pronto con l'Energimax. Vabbè, non ha fatto granché, ovvio, devo aspettarmelo. L'Energimax Occhimandra, o Trisalamandra, si fa quando carica l'attacco che sta facendo il suo Energimax, praticamente. Solo in quel momento è opportuno usarlo, però io volevo proprio fargli più danni possibili, invece. Diololon, diololo. Però i dannetti li fa, ne fa pochi ma tanti. Cioè, fa attacchi, sembra che faccia attacchi deboli, in realtà sono attacchi forti. Però dico, fa pochi danni ma di continuo. È quello il suo punto di forza. Vedi? 3, 3, 3, 4. Sembra lo stesso yokai. Eccolo qui, è opportuno fare l'Energimax. Però io l'ho fatto prima perché sono stupido. Vediamo che lascia l'occhio aperto. Ghiolo. Che cavolo diversi che devono fare yokai. Ritengo sia normale sta cosa. Dai, carica. Oppla! Vai! Ah sì, ok. Voglio finirlo con l'Energimax perché sono bravo. Dai, ma per così poco? È andato. La cosa che mi preoccupa è che dovrò cercare altri 12 yokai con le altre missioni. È quello che mi dà un po' di preoccupazione. Preoccupazione nel senso che devo perdere tempo. Solo quello.
Ma vediamo un po', può darsi anche che ne basterebbe una e poi si può andare avanti. Però, come ho detto, le farò tutte quante e tre perché danno anche più punti. E poi per un completamento del gioco, praticamente. Occhio di occhi mandra, simbolico. No, dobbiamo fare tutte e tre proprio di default. Ok, meglio così. Ah no, controlli subito. Meglio. Bella nera ha preso lo stivale. Tu ovviamente un barattolo vuoto. Ma non te la prendere con me, dai. Ah, sta proprio qui. Che bello. Ma che bello. Salve, signor Canotto. Lei è una persona molto funny, immagino, visto che si chiama Canotto. Pugno pescatore. I pescatori danno delle belle celeppe, eh. Fategli vedere di che pasta siete fatti, va bene? Mocciosi, vi ho sottovalutato, per forza stai andando giù come una prugna secca. Forse c'entra anche un po' il colore, che non è proprio di una prugna, però non riesce a muoversi. E vabbè, allora dammi più sfere possibile. Vediamo un po', questo forse essendo un mostro dell'inferno infinito non si stanca mai. Si spera? No, non si spera, non si stanca mai. Accidenti. Al laghetto, ma qui... Spera. Pensavo al laghetto zucca, non al laghetto dei pesci gatto. Vabbè. Ora che sono qui ho praticamente vinto. Brutto segno, più là c'è il laghetto dei pesci gatto. E quindi? Non sarà facile, dovrete sconfiggerlo. Andiamo. Non mi preoccupa. Sa anche contare. Bravo Maurizio Scattorin, sai anche contare. Ti scriverò all'albo dei contatori. Bene, stiamo iniziando a fare un po' di danni finalmente. E sto pesce maledetto. Oh. Più che altro non è che danno fastidio. Non è che sono forti, ma sono annoyer. Danno solo fastidio. I nemici sono moltiplicati. Vedi Whisper, uno per uno, fa sempre uno. Hai tempo da perdere. Allora combatti con noi se hai tempo da perdere. Non capisco il problema. Ah, è tornato d'acqua. Ragazzi, ma è stato piuttosto facile, devo dire, eh. Canto delle anime, va bene. Ah, accidenti, sto pesce dove va? No, 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 ragazzi, no, 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 no. No, vabbè, prendimi. Va bene, aspettiamo che ricompaia Vera Nera. Canotto. Lo prendiamo da qui, sì. Sì, magari forse un po' all'inizio che non riusciamo a colpirlo, ma dopo sta sempre vicino alla riva. È andato, anche lui. Meno male, stavolta la battaglia dovevamo sconfiggere tutti quanti quei mostri per trovarlo. Il che è un grandissimo aiuto. Niente sferaoni? Niente ci dà? Non mi sento bene oggi, la prossima volta sarà diverso. Sì, va bene. Ah, che ci dà? Uncino Canotto. Ma io non ho... Non posso immaginare, ma non so di preciso a cosa servono tutti quanti questi strumenti che ci lasciano gli avversari. Per fare le essenze, per fare degli strumenti apposta per fargli più male quando li ricombattiamo in grande mostro. Non lo so. Tanto prima o poi lo scopro. Andiamo a fare quindi anche il boss su Imu. Perché su Ino era troppo ovvio. Omniporco. Ah, quindi lui pure se ne va in giro. Non capisco però perché porta pantaloncini. Ha già quella specie di mutanda che non lascia nulla all'immaginazione davanti. Credo che farò una bella sudata prima di farmi un bagno. Fatela con noi la sudata. Cioè, nel senso, perché ti prendiamo a schiaffi.
Ma perché ogni cosa che dico sembra un riferimento sessuale? Non può essere. Non va bene. Lady Kollung. Oh, ci hai messo tempo a notarci, Dai. Va bene che forse siamo a livello un po' alto per gli yokai del gioco, però. Grazie, che non mi fa fuggire. Si ferma, sì. Dai. Ma trovo. Oh. E la prima parte della lotta è andata. Perfetto. Quante sfere. Miao, voglio ritornare a casa. Non è quello che gli interessa. Seguitelo, truffa. Ah, lui si stanca però. Vabbè, ormai siamo arrivati. La cosa migliore quando si stanca è farsi un bel bagno caldo. Non bello, no, però un bagno caldo. Sono io alle terme, signore. Sarà un ordine a battaglia. Ma procedete ugualmente, truppa. Un maialino panciuto, a cui caldo è sempre piaciuto. Un maialino panciuto, a cui caldo è sempre piaciuto. Bene. Ho la sensazione di aver già visto tutto questo. Dici Givayan, a me non sembra. Ma per diverse volte l'ho visto perché l'ho allenati contro di lui. Contro Termaiale, non contro di lui proprio. Ma che è? Ragazzi, fuori da lì. Io non posso aiutarvi quando fate così però, eh. Pure lì lo fa, che diavolo. Non ti preoccupare, sergente quadro. Mo rinfresco tutto quanto io, rinfresco. Le rinfresco io le vasche, tranquillo. E vabbè, pure quell'altra. No, vai, fermati un attimino, va. Lava porco, eccolo. Ti faccio lava io, ti faccio lava. Porcaccione. L'acqua è bollente come gli inferi. Ah, ok. Ah, ma pensavo che trippa bollente. E sti cavoli. Ma ora me è andato, eccolo, va. Perfetto, ragazzi, grandi. Bravi, bravi come sempre. Anche Overian ha fatto la sua parte stavolta. Che mi dà, il secchio di Suimo o il suo tanga? Ah, il secchio di Suimo, ah, visto? Ci ho azzeccato. Sono un po' stanco adesso. Preferivo veramente delle spareoni, però. Quindi ora immagino che ci sia Voxillo perché abbiamo distrutto i suoi amichetti con cui giocava. E quindi ora Voxillo si è arrabbiato. Eccoci qua. Abbiamo battuto tutti gli yokai spettrali che sono apparsi a Valdoro del passato. Ora dobbiamo solo sigillare l'inferno infinito. Ehi. Ragazzi, finalmente sappiamo dove si trova l'inferno infinito. È ovest della città sotto piana ciabatta. Capisco. Bene, andiamo a piana ciabatta. Ma ho anche delle brutte notizie. Brutte notizie, cioè? Uno yokai catastrofico è emerso dall'inferno infinito. Il leggendario yokai malvagio Voxillo è tornato. Per mille giravolte, Voxillo? Lo yokai world e il mondo degli umani non hanno mai affrontato una simile calamità. Sicuri? Voxillo è emerso dall'inferno infinito. Oh, no. Già, e proprio adesso si sta scatenando in tutta piana ciabatta. Dobbiamo affrontarlo tutti insieme prima che faccia altri danni. Ricevuto. Forse il post-game in Yokai Watch non conta. Ma prima di concludere questo episodio, perché il prossimo sarà bello corposo, anche gli esterni necessitano una piccola riparazione o ergo ristrutturazione, perché una riparazione qua sarebbe da buttare tutto giù. Il nostro vecchio edificio è rinato con uno stile alla moda e floreale. Eh già. Bene, bene, bene. Quindi immagino che salendo anche di rango, forse proprio dopo queste missioni, potremo anche sbloccare altre decorazioni, altre cose. Usiamo un attimo. Ho 3 slottate per oggi, facciamole tutte. Andiamo con moneta 5 stelle, spero che capitino yokai da queste monete. Anche perché non mi dice che premi ci sono. Ultra bomba incendiaria. Vedi, queste qui me lo dice.
Caldo Arachnia, Madrena, Remera, Lingotto di Platino. Io però voglio prima finirmi le 5 stelle. Poi dopo vediamo. E l'ultima per oggi. Cosa esce? Nera o grigia? Primo premio! Wow! Eternia! Per favore portami con te. Ti svelerò il segreto dell'immortalità. Ma grazie. Eternia. Oh, con quale voce soave. Va bene, Eternia viene con noi. È una curatrice lei, signorina Eternia? Anche un sigillo. Wow. Ah, una combattente, rango S. Sifone da un immortale attacco. Assorbimento dei PS nemici. Wow, Eternia. Se Edornian ora è al 30, e penso che è ora che venga in squadra, eh? Poi lei è proprio guaritrice, quindi... Ha una buona forza fisica, una bella difesa, IPS troppo ci stiamo, e spirito alto, quindi è ottima. Sconfiggi Wokshill, domina il disastro. Il caos rinchiuso nell'inferno infinito si è risvegliato. Wokshill ha piana ciabatta. Va bene, nel prossimo video allora andremo a combattere Wokshill e magari Overnian entrerà in squadra con noi dopo quella lotta. Come ho detto appunto nello scorso video, nel video di ieri, che appunto sarebbe entrato in squadra dopo la lotta contro Wokshill. Ma va bene anche così. Bene Cuc, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!